15 giugno 1944. Nel Pacifico, l'ammiraglio Chester Nimitz attacca le isole Marianne a sud del Giappone. Le tre isole di Saipan, Tinian e Guam sono munitissime basi giapponesi che al comando dell'ammiraglio Toyoda sbarrano l'avanzata americana verso la Cina e il Giappone. Ma la Task Force 58 dell'ammiraglio Meacher, forte di 15 portaerei, 900 aerei imbarcati, 7 corazzate, fa sbarcare migliaia di Marines che ingaggiano una furibonda battaglia corpo a corpo con l'uso dei lanciafiamme e di esplosivi. I giapponesi, snidati dalle caverne, piuttosto che arrendersi, preferiscono sfracellarsi dalle rocce. I nuovi caccia americani Hellcats, gatti dell'inferno, ingaggiano uno scontro mortale con i caccia zero giapponesi. 400 di questi vengono abbattuti nella sola giornata del 19 giugno. Mentre in Europa gli alleati sono sbarcati in Normandia e l'Armata Rossa avanza verso la Germania, la vittoria nelle Marianne apre la strada verso il cuore del Giappone. Il 20 giugno 200 bombardieri americani affondano una portaerei nipponica e ne danneggiano altre 4. La flotta giapponese dell'ammiraglio Ozawa deve ritirarsi. Dalle isole Marianne conquistate, gli americani potranno far decollare i giganteschi B-29 con 6.000 km di raggio d'azione che bombarderanno le città giapponesi. I danni riportati dalle macchine e la stanchezza dei piloti dopo ore di volo nell'immensità dell'oceano producono queste tragiche conseguenze. La guerra nel Pacifico continuerà ancora per 15 lunghi mesi e costerà un prezzo altissimo di morti su entrambi i lati del fronte.